Norvegia, doppia attentata a Oslo, Murero 68 persone. America, Obama, gli Stati Uniti risicano lo fallimento. Afghanistan, missione ISAF, durante una sparatoria morì lo 41esimo soldato italiano. Regione siciliana, lo presidente Lombardo annuncia, pronto lo disegno di legge per l'abolizione delle province. Benedica a tutti. Lo passato 22 di giugnetto ci fu un doppio attentato a Oslo, capitale della Norvegia. Le vittime furono 68. La polizia arrestava Anders Behring Breivik, un norvegese di 32 anni, con diversi strani interessi. Affiliato alla massoneria, ma di fede cristiana, si occupava di templarismo e di yoga di ruolo. Odia i musulmani e pure a Hitler, e che è figlio israeliano. È autore di un papello di 1500 pagine, che ha pubblicato in internet qualche ora prima dell'attentato. Quando l'arrestarono, a principio dichiarò che aveva fatto tutto da solo, ma dopo ammettiò l'aiuto di due cedole di un'organizzazione sconosciuta fino ad ora, che avesse essere presente in vari paesi dell'Europa. Pare che ci sono tanti aspetti sane in questa triste vicenda. Il presidente degli Stati Uniti dell'America, Barack Obama, ha dichiarato che se non si avesse a decidere di salire lo tetto dello debito entro il 2 di agosto, gli Stati Uniti rischiano un fallimento. Obama accusa i repubblicani di bloccare la decisione nel congresso. I repubblicani rispondono dicendo che sta creando panico. Durante una sparatoria a nord-ovest di Bala Murghab, in Afghanistan, lo passato lunedì, morì lo caporal maggiore Davide Tobini, di 28 anni. Altri due parati stanno feriti. Continua ad acchianare lo numero di soldati che morirono nella missione ISAF. Questa morte si arrivava a 41. Tobini è la terza vittima in meno di un mese e la sua morte, capitata alla vigilia della discussione sopra il rifinanziamento delle missioni all'estero, scatenò le polemiche delle partite di opposizione. Il ministro della difesa, la Russa, disse: «Lo momento delle lotte non è che più giusto per discorrere delle ragioni della nostra presenza in Afghanistan. Il decreto supera lo rifinanziamento delle missioni, a Gionceo, è l'occasione per parlare di tutte le soluzioni possibili». E lo mercoledì passato lo Senato approvava il decreto con i voti della maggioranza e pure dell'opposizione. Meno che delle DV. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, dichiarò questa passata settimana, nello suo blog, che per aiutare la Sicilia e la siciliana a crescere, come primo passo, stanno a eliminare le province e stanno a creare i liberi consorzi tra i comuni, come previsto nello Statuto siciliano. In questa maniera, lo controllo del territorio fosse più vicino alle cittadine. Il presidente sottolineò, magari, che questi consorzi possono avvalersi della collaborazione degli sindaci e dell'assessore comunale, senza nudo stipendio supplementare, e dell'attuale impiegato provinciale e magari di chi comunale e regionale. Minaccia l'assessore regionale Massimo Russo, per mezzo di una busta con proiettile e due foto. Una di Russo stesso e un'altra di Falcone e Borsellino, con una croce disegnata ante la faccia. La busta via arrivare a un giornale, ma la bloccarono chi delle poste. A Chiazza, campus per studenti dislessici, il progetto dell'Associazione Italiana Dislessia partì lo passato 10 di giugno di Benevento, e già si fecero campus in Basilicata, Sardegna, Calabria, Puglia e Molise. In Sicilia si fa dal 27 di giugnetto al 1 di agosto, presso l'agriturismo il G8. I campus completamente a gratis sono per picciotti tra le 11 e le 14 anni, che hanno questo problema. E ora passiamo alla pagina sportiva. Mondiale di nuoto. La domenica passata a Shanghai Federica Pellegrini vinceva a Re lo titolo mondiale delle 400 metri stile libero. E lo martedì chiedo di 200 metri. Tour de France. L'australiano Cadel Evans vinceva la corsa francese che si conchiude domenica con il tradizionale arrivo alle Campi Elisee. Pallone. L'Uruguay conquistò per la 15ª volta la Coppa America, battendo lo Paraguay per 3-0 nella finale che si giocò domenica a Buenos Aires. Sicilia. L'ucheniano Goffre Mutai vinceva il 26 di giugnetto lo giro di Casteldebono, la corsa podistica madonita e la più antica di Lomun, e l'anno prossimo fa 100 anni. Di venerdì 29 di giugnetto a lunedì 1 d'agosto a Cinisi si tiene Scruscio, Note di Sicilia. Alla manifestazione partecipano una poco di artisti siciliani che per mezzo dell'uso della lingua siciliana vogliono dare l'uscio alla nostra terra. Sti quattro giornate servono come presentazione della manifestazione vera e propria che si tiene a Cinisi sabato 10 e domenica 11 di settembre.
Lu 6 e lu 7 di agosto a Iaci Reali c'è lu Carnevale Estivo di Sicilia. Arti e folclore, caruseddu di carretti siciliani bardati a festa, gruppi folcloristici, bandi musicali, esposizioni di prodotti artigianali locali e tante altre cose in sti due giorni di festa. Lu prossimo 9 e 10 d'agosto a Mazara si fa lu Rock the Casbah. Musica, fotografia e arti si incontrano nello centro storico di Mazara per promuovere la cultura di l'integrazione tra i popoli. L'evento si fa nell'antico quartiere arabo e con la partecipazione di 11 artisti di fama nazionale e internazionale e di diverse realtà imprenditoriali del territorio. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo a settembre, dopo la pausa estiva. Salutiamo!